Turno positivo per il Sansevero Calcio, ultima settimana di preparazione per l'esordio in Serie B per la Allianz Cestistica Sansevero. Buonasera, benvenuti a Tutto Sport, il Sansevero Calcio che torna alla vittoria nel campionato di Serie D, precisamente nella quarta giornata del massimo campionato dilettantistico. Lo fa con un rotondo 3-0 sul malcapitato Gallipoli e quindi risale qualche posizione in classifica, una classifica che inizia a farsi un po' deficitaria dopo le due sconfitte consecutive maturate nella seconda e nella terza giornata di campionato. Quadro completo del campionato di Serie D, la quarta giornata: Aprilia Turris 0-1, Nardò Isola Liri 2-1, Marcianise Picerno 2-0, Potenza Torre Cuso 1-5. Pumigliano Fondi 2-2, Francavilla Enzini Manfredonia 5-1, Serpentara Biceglie 1-2, Taranto Francavilla 1-1 e Sansevero Gallipoli 3-0. La vittoria della Turris sul campo dell'Aprilia con una rete di Imparato al 57esimo minuto di gioco, e la Turris sarà la prossima avversaria del Sansevero nella quinta giornata di campionato. Più importante il ritorno alla vittoria del Nardò sull'Isola Liri per 2-1, la rete di Lattanzio al quinto minuto, poi il pareggio di Lucchese al 65esimo e poi la rete della vittoria di Palmisano al 78esimo minuto. Dopo lo stop di Francavilla, il Nardò, dicevamo, torna alla vittoria al cospetto di un'avversaria che si presentava da prima della classe a punteggio pieno, in una settimana in cui entrambe le formazioni hanno disputato tre partite in 7 giorni. Mister Ragnolo, allenatore della formazione neretina, ha dovuto fare i conti con gli opportuni cambi in modo da mettere in campo giocatori con forze fisiche fresche rispetto a quelli che hanno disputato le ultime tre partite. Il 2-0 del Marcianise con le reti di Ciano al 38esimo e di Farricello al 46 minuto di gioco. Tonfo grandissimo e clamoroso, tonfo del Potenza in casa con il Torre Cuso 1-5, il risultato finale, ma probabilmente alla vigilia era anche da preventivare una situazione del genere, non per il confronto tecnico delle due squadre, quanto per l'ambiente che si sta vivendo a Potenza con Mister Agovino, che è stato pesantemente contestato al suo arrivo allo stadio e poi al termine della partita è stato esonerato. In questi giorni la società potentina sta valutando il successore. Le reti: al 13esimo Simeri, al 24esimo il pareggio del Potenza con la rete di Pastore, poi Zerrillo al 45esimo, al 58esimo, al 60esimo Fazio e al 71esimo Picozzi per il 5 a 1 finale. Pareggio tra Pomigliano e Fondi con la prima rete al sesto minuto di Mignogna, poi il pareggio del Fondi con Tiscione al 30esimo, è passato anche in vantaggio il Fondi al 47esimo con Meloni e poi al 70esimo su rigore Galizia ha siglato il 2-2 finale. Perde a Francavilla Enzini il Manfredonia, che è andato in vantaggio con il solito De Rita al 42esimo minuto di gioco, poi la doppietta del solito Aleksic, che continua a segnare e continua a guidare la classifica dei marcatori. 43esimo e 57esimo minuto di gioco le reti di Aleksic, Sekum al 63esimo, poi al 66esimo Dauria e la rete al 72esimo, l'ultima delle 6 realizzate a Francavilla Enzini, che ha portato la firma di Gasparini dopo due successi consecutivi esterni. Quindi la capolista Francavilla Enzini torna alla vittoria anche in casa, un risultato che conferma il primo posto in classifica per la formazione lucana, una vera e propria macchina da gol che ha realizzato 17 reti in 4 partite. Poco da recriminare in casa Manfredonia, una sconfitta che era ampiamente preventivabile alla vigilia, ma anche se non in questa misura, sicuramente Mister Vadacca riuscirà a prendere quanto di buono visto in campo per il prosieguo del campionato. Biceglie che va a vincere sul campo
della Serpentara, partita che si è disputata in campo neutro e a porte chiuse, con la rete al 44esimo di Polidori, poi il pareggio della Serpentara con De Lullis al 53esimo e la rete della vittoria al 95esimo, praticamente allo scadere, da parte di Fanelli. Prima vittoria esterna stagionale quindi per il Bisceglie, impegnato nel campionato di Serie D in questo girone H, con i nerazzurri, pur non senza difficoltà, hanno la meglio all'ultimo respiro sulla matricola Serpentara, sconfitto in pieno recupero grazie ad una prodezza di un giocatore, appunto Fanelli, classe 97, al suo esordio assoluto in Serie D. Sono un pari nel big match della giornata tra Taranto e Virtus Francavilla, ma non sono mancate le emozioni. Al 48esimo l'autorete di Lecce e poi al 93esimo ha pareggiato per il Taranto Gennaro Esposito, che evidentemente ha festeggiato il suo onomastico con un giorno di ritardo, un pareggio sostanzialmente giusto per quello che si è visto in campo per i 90 minuti di gioco, un pizzico di rammarico per la Virtus Francavilla, che hanno a lungo assaporato il gusto della vittoria, un Taranto che dal canto suo riscatta parzialmente la sconfitta subita nel turno infrasettimanale a Bisceglie nella terza giornata di campionato. Il ritorno alla vittoria del San Severo Calcio 3-0, dicevamo, con la rete subito in apertura al primo minuto sul rigore di Favetta, al 47esimo ha raddoppiato Rossi e poi al 90esimo la rete finale di Mustone. San Severo che ha realizzato praticamente all'inizio della prima frazione, all'inizio e alla fine della seconda frazione di gioco. La seconda vittoria stagionale per la formazione di De Felice, che ha confermato il suo consueto schieramento 3-5-2 con l'esordio di Cipolletta in assoluto in Serie D. Per i salentini, che in settimana hanno vissuto dei giorni a dir poco travagliati, partita che non si è disputata mercoledì con la Turris perché la notte precedente c'è stato un raid di pseudo tifosi che hanno praticamente abbattuto le porte e hanno rovinato quanto era necessario per poter disputare la partita, che evidentemente non ha avuto più le condizioni per poter essere giocata, partita sulla quale il giudice sportivo si esprimerà e sapremo se ci sarà il 3-0 a favore della Turris o se ci sarà la disputa reale poi della partita in una giornata che verrà poi individuata. Nel frattempo c'è stato il cambio societario, c'è stato anche il cambio della guida tecnica con il neo allenatore Germano, che per la partita disputata al Ricciardelli ha optato per una formazione offensiva con Buccarella e Negro a sostegno di El Aggi in attacco. Primo affondo del San Severo e il primo vantaggio per la formazione di casa su un cross dalla destra, la difesa salentina ha allontanato, Rossi ha tentato il tiro di sinistro dal limite ma un difensore ha deviato con un braccio e quindi è stato sancito il calcio di rigore. Sul dischetto si è presentato Favetta che in maniera glaciale ha spiazzato Calderaro inzaccando per l'1-0. Ancora tre minuti più tardi Mustone, migliore in campo, ci prova in scivolata su cross dalla destra ma la palla esce fuori per un soffio. Il Gallipoli si affaccia a metà della frazione dalle parti di Di Michele con Negro che calcia dall'interno dell'area ma il suo diagonale finisce di un soffio fuori. Al 28esimo lo russo salta due avversari, mette al centro Capone, interviene in mischia deviando e rischiando l'autorete con la sfera che va sulla traversa. Chiude in attacco il San Severo al 43esimo, il cross con l'esterno di Mustone trova Favetta, la cui rovesciata spettacolare viene vanificata dall'intervento di Calderaro. Primo minuto della ripresa, quindi dicevamo il raddoppio del San Severo. Rossi riceve al limite dell'area, calcia di sinistro battendo Calderaro per la seconda volta. Gara che si fa in discesa per il San Severo, tutta in salita invece per il Gallipoli.
che prova a riaprire il match con Negro che al 59esimo minuto di gioco da calcio di punizione sfiora il palo alla sinistra di Michele. Al 76esimo Mustone crossa dalla sinistra, Milani interviene di testa che manda di poco al lato. Al 90esimo minuto di gioco Rossi entra in aria, salta Calderaro in uscita ma da posizione defilata colpisce l'esterno della rete. Il terzo gol arriva al 94esimo minuto di gioco su preciso lancio di Tricarico. Mustone calcia di esterno sinistro, insaccando nell'angolino alla sinistra di Calderaro. Il 3-5-2 di Mister De Felice con Di Michele in porta, Grieco, Capone e Cipolletta sulla linea difensiva, metà campo Di Fiore, Rossi, Tricarico, Menicozzo e Mustone, in attacco Milani e Favetta. All'83esimo c'è stata anche l'espulsione di Lo Russo, giocatore del Gallipoli, per condotta antisportiva. San Severo che quindi in queste prime quattro giornate di campionato ha conquistato due vittorie nella partita inaugurale sul Torrecuso e domenica in casa sul Gallipoli, intervallate da due sconfitte, una in casa e una in esterna, quindi 6 punti conquistati dal San Severo, ma che in classifica diventano 4 per effetto del meno 2 con cui è partita la formazione giallo-granata alla vigilia di questa stagione. Ma andiamo a vedere la classifica con Francavilla Insigni a punteggio pieno, unica formazione ancora imbattuta in queste prime 4 giornate di campionato, con 12 punti, 10 punti per Francavilla, 9 punti per Isola Liri, Biceglie e Nardò, 7 per Taranto e Pomigliano, 6 per Torrecuso e Turris, 5 per Fondi, 4 per San Severo, Marcianise e Manfredonia, 3 punti Picerno e Aprilia, 1 punto per Potenza, Gallipoli e Serpentara ancora a secco, 4 sconfitte in altrettante gare per Serpentara, 3 sconfitte in 3 gare disputate invece per il Gallipoli, del quale vi abbiamo già parlato in precedenza per la partita non disputata in casa con la formazione di Torre del Greco. Si festeggia quindi in casa sanseverese, ritorna l'ottimismo dopo quelle due giornate, quei 4 giorni di passaggi a vuoto per la formazione di De Felice. Sanseverio che è destinata alla zona mediana della classifica, che adesso è un po' al di sotto di quelle che sono le possibilità che gli addetti ai lavori danno alla formazione sanseverese, ma se avesse avuto i 6 punti, quelli conquistati sul campo, a questo punto sarebbe stato in classifica insieme a Torrecuso e Torre del Greco, immediatamente alle spalle di formazione del calibro come Taranto, che avrebbe un solo punto in più. Invece i 4 punti la fanno assestare immediatamente sopra le squadre che lottano e presumibilmente lotteranno per la salvezza fino a fine campionato, vale a dire Picerno, Aprilia, Gallipoli e Serpentara, con la sola eccezione di Potenza che immaginiamo possa risalire immediatamente alla china dopo queste prime 4 giornate da inferno vissute in casa potentina. Ma guardiamo subito a quello che è il prossimo turno, quello che vedrà celebrarsi la 5ª giornata del campionato di Serie D nel girone H. Questi gli accoppiamenti previsti dal calendario: Isola Liri Aprilia, Picerno Taranto, Torrecuso Nardò, Gallipoli Pomigliano, Fondi, Francavilla Insigni, quindi la capolista Francavilla Insigni che andrà a rendere visita alla formazione di Fondi, Manfredonia che gioca in casa con la Serpentara, Biceglie con Marcianise, Virtus Francavilla con Potenza e Turris che ospiterà il San Severo. San Severo che quindi torna a giocare un match sul campo di Torre del Greco, dove vi ha già giocato 2 stagioni addietro, dove ha pareggiato uno splendido pareggio, quello conquistato 2 campionati fa. Poi nella passata stagione la Turris era stata inserita in un altro girone, adesso sono ritornate, come è ritornata Marcianise, è ritornata anche la formazione la formazione corallina di Torre del Greco nel girone del San Severo. Un San Severo che praticamente si gioca la parte centrale della classifica. Ricordiamo che la Turris ha conquistato 2 vittorie
Cagliari ha subito due sconfitte, così come il Sansevero, e che occupa la posizione in classifica da 6 punti insieme al Torrecuso, formazione che ha già battuto il Sansevero proprio nella partita inaugurale. Partita che si prevede alla portata della formazione giallo-granata, dalla quale ovviamente la squadra sanseverese punta a uscire imbattuta per conquistare almeno uno dei punti in palio, ma sarebbe importante continuare nella striscia di non pareggi per il Sansevero, che fino ad ora ha sempre o vinto o perso. Un non pareggio che ci auguriamo in senso positivo, nel senso che possa tornare con una vittoria. Un elemento negativo da sottolineare è la non grandissima presenza di spettatori sugli spalti del Ricciardelli, con la tribuna centrale e la curva non pienissima, un elemento che evidentemente non fa benissimo alla squadra, che ha bisogno del grande sostegno del pubblico sanseverese, degli appassionati di calcio e degli sportivi in generale di Sansevero, ma che fa anche male evidentemente alle casse della società, che evidentemente punta anche sul botteghino per poter finanziare gli sforzi, che non sono da poco, che affronta per disputare per il terzo anno consecutivo il campionato di Serie D. Quindi una flusso che ci auguriamo già dalla prossima in casa possa essere superiore rispetto a quello registrato domenica scorsa. Questo per quanto riguarda il calcio. Per la pallacanestro non ancora inizia il campionato dell'Allianz Cestistica Sansevero, che esordirà domenica prossima al Pale Elettra di Pescara, appuntamento alle ore 18 per la prima giornata del campionato di Serie B. Il girone D è quello dove è inserita la formazione giallonera, che in questi giorni ha presentato la divisa ufficiale, che ricalca un po' quella della passata stagione, che in questi giorni, sabato scorso, ha sostenuto il suo ultimo test amichevole di precampionato sul campo del Mola, dove ha vinto di una ventina di punti. Il risultato contava poco, come normalmente in generale conta poco nelle amichevoli. Sansevero che si sta dimostrando già in buone condizioni per poter esordire nel terzo campionato nazionale, come ci diceva nei nostri studi sabato scorso coach Piero Coin, alla squadra che sta effettuando una marcia di avvicinamento senza grossi intoppi verso l'esordio in campionato. Ultima settimana di campagna abbonamenti, che chiuderà venerdì la possibilità ai sostenitori di poter sottoscrivere il tagliando per l'ingresso, valido per tutta la stagione, salvo la giornata processistica che la società del presidente Americo Ciavarella si è riservata, come al solito, come è tradizione, consuetudine a Sansevero. Quindi taglianti di abbonamento che sono ancora in vendita presso la filiale dell'Allianz Sansevero in Viale 2 Giugno 25. Confermata ancora una volta la partnership con Teleradio Sansevero, produrremo direttamente le partite che l'Allianz disputerà in casa al Pala Castellana, a partire da quella che giocherà il 5 di ottobre con il Cussionico Taranto, ma vi trasmetteremo in differita anche le partite che giocherà fuori casa, a partire da quella che disputerà sul campo della Amatori Pescara. Un esordio che è molto atteso nell'ambiente sanseverese, con una buona presenza di pubblico che è annunciata nel palazzetto dello sport di Pescara, dove ci sono due volti ben conosciuti nell'ambiente della pallacanestro sanseverese, a cominciare da Mario Fortarezza, che l'ha detto agli arbitri del Pescara Sansevere trapiantato in Abruzzo per motivi di lavoro, e il vice allenatore Roberto Perricci, che è stato a lungo giocatore del Basket Club di Apricena, giocatore di originario di Monopoli, anche lui trapiantato in Abruzzo per motivi di lavoro. È iniziato domenica il campionato di Serie C regionale, che per la Regione Puglia ha la connotazione di Serie C Silver, vale a dire la vincente del campionato non salirà direttamente in Serie B, ma dovrà effettuare i playoff spareggio a incrocio con altri gironi.
subito la vittoria di 4 delle 5 formazioni foggiane impegnate. Nell'anticipo la Diamond Foggia è andata a vincere sul campo del Basket Ruvo per 85-69, fuori casa ha vinto anche la Bisanum Vieste per 94-65, ha vinto al Pala di Leo l'Olimpica Cerignola per 72-54, l'Udas Cerignola ha vinto fuori casa sul campo del New Basket Lecce per 86-75. L'unica sconfitta delle 5 foggiane è quella registrata dalla Webin Manfredonia sul campo della Libertà Saltamura per 81-77. Diamo un po' uno sguardo alle più dirette avversarie della cestistica San Severo, per esempio a Falconara, Porto San Delpidio, Senigallia e Montegranaro, che sono le 4 formazioni marchigiane inserite nel girone D insieme all'Alleanza Cestistica San Severo, che nello scorso fine settimana si sono incrociate per un torneo nella finale per il terzo e quarto posto. Senigallia è stata battuta da Montegranaro per 85-64, per Senigallia Pierantoni 18 punti, per Montegranaro Broglia 19, Sanna 19 punti, mentre la finale per il primo e secondo posto è stata vinta da Falconara su Porto Sant'Elpidio, per Falconara 23 punti di Tessitore, 18 punti per Boffini. Sono i giocatori evidentemente i più pericolosi di queste 4 squadre, da cui evidentemente guardarsi quando l'Alleanza San Severo andrà a incrociarle. E ricordiamo che proprio le 2 super favorite, vale a dire Montegranaro, poderosa Montegranaro, e Sandretto Falconara, sono le squadre che secondo gli addetti ai lavori si contenderanno l'accesso alle Final Four, che per il momento sono fissate nell'ambito del Rhythm and Basket che si terrà a Rimini, ma potrebbero essere spostate anche a Montecatini, quindi per la Serie B ci sarebbe una location a parte per la Final Four. Saranno di nuovo Final Four anche per la prossima stagione, e per il campionato di Serie B si parlava di una Final Eight, quindi nelle finali di Coppa Italia si qualificheranno soltanto le formazioni che al termine del girone di andata avranno conquistato il primo posto. Quindi dicevamo di queste 2 squadre, Falconara e Montegranaro, l'Alleanza San Severo li affronterà entrambe in casa, quindi sarà subito spettacolo al Pala Castellana, con impegni già dalla 4ª giornata spettacolari per il campionato di Serie B. Ultimi giorni, quindi dicevamo, disponibili per sottoscrivere gli abbonamenti, poi sarà chiusa definitivamente venerdì la campagna per poter assicurarsi il tagliando valido per tutta la stagione. Dal punto di vista del mercato, la società in queste ore è impegnata a smentire un po' di voci che la volevano ancora impegnata sul mercato a reperire un nuovo giocatore da tesserare. Così non è, perché il direttore generale Pino Sollazzo ha confermato che questa è la squadra che esordirà e che quindi per l'inizio del campionato affronterà e difenderà i colori della cestistica San Severo. Nei giorni scorsi è tornato ad aggregarsi alla squadra anche Francesco Mirando, che non è tesserato e che per il momento la società non ha in programma di tesserare. Il giocatore che evidentemente appena avrà una offerta andrà ad essere tesserato, dove verrà chiamato, e quindi si allenerà con la squadra di coach Piero Coin fino a quando non troverà una squadra con cui giocare. Ma non è escluso che possa esserci anche una novità che possa essere tesserato, ma evidentemente al momento questo non è il programma dello staff tecnico della cestistica San Severo. Ovviamente staremo a vedere che cosa succederà da questo punto di vista. Tifosi che stanno preparando, dicevamo, in massa un esodo a Pescara, con una buona presenza di pubblico per la partita di esordio al Palelettra. Non ci aspettiamo ovviamente il pubblico che è affluita al Pala Borgognoni di Campri il 31 maggio, partita valida per praticamente allo spareggio per la promozione in Serie B, ma ci aspettiamo una buona presenza di tifosi sanseveresi.
che stanno già preparando delle trasferte per la partita di esordio. Siamo in chiusura, il nostro appuntamento bisettimanale con Tutto Sport sta per volgere al termine, il riepilogo consueto con il brindisi del Sansevero Calcio, che è tornato alla vittoria, alla seconda vittoria stagionale, quella conquistata al Ricciardelli sul Gallipoli, il ritorno 3-0 che ha fatto il bis con la vittoria nella partita inaugurale per 5-4 sul campo di Torrecuso. Per l'Allianz Cestistica Sansevero non si parla ancora di campionato, ma è iniziata praticamente la prima settimana, quella che porterà la squadra di coach Piero Cohen a preparare l'esordio di domenica alle ore 18 al Palelettra, partita che vi trasmetteremo lunedì, quindi iniziate ad appuntarvelo al termine di Tutto Sport di lunedì prossimo. Amatori Pescara, Allianz Cestistica Sansevero, vi ringraziamo per la gentile attenzione, buona serata, buon sport a tutti!